Mauro Paradisi, giudice mondiale, giudice italiano del concorso mondiale Communities in Bloom. Mauro, questa esperienza com'è? Girare il mondo, vedere tanti paesi fioriti e poi tornare in Italia e fare confronto. Oggi siamo reduci da Spello, che è una candidata italiana al concorso internazionale Community Fioriti. Io sono arrivato l'altro ieri dall'Inghilterra e poi dall'Ungheria, dove ho giudicato delle due città. Non fanno parte della competizione a cui partecipa Spello. Non si può fare un confronto fra le realtà italiane con le realtà mondiali, perché ovviamente ogni nazione ha le sue peculiarità, ha le sue caratteristiche. E l'Italia, devo dire che rispetto al resto del mondo, ha delle caratteristiche sicuramente diverse, non voglio dire più belle o più brutte, ma sicuramente diverse che la contraddistinguono, soprattutto perché ha un patrimonio storico, come qua a Spello, legato a una fioritura eccezionale che la mette in risalto nei confronti di tutti. Perché ricordiamo, appunto, l'hai accennato, la giuria mondiale non valuta soltanto i fiori, ma amplia anche sull'architettura, anche sul discorso della pulizia dei paesi, giusto? La giuria mondiale non valuta soltanto i fiori, è uno dei criteri, i fiori importanti, d'accordo, ma è uno dei criteri. Ricordiamo che altri criteri importanti sono la pulizia, la gestione del territorio, il paesaggio, il patrimonio storico, i boschi, le foreste urbane e di conseguenza quello che alla fine si chiama il rispetto e la qualità della vita che si ha all'interno di una città o di un paese. Mauro, ma dimmi, quanti chilometri hai fatto? Dimmelo, confessami. Ma a piedi oggi o? No, in giro per il mondo, in giro per fiori. Guarda, in giro per fiori devo dirti che nell'ultimo decennio ho girato quasi tutto il mondo. Chilometri non te lo so dire, ma ti posso dire che ho superato i 200 voli aerei. Annui. No, anni no, 200 voli aerei in tutto per poter giudicare le città in Canada, negli Stati Uniti, in tutta Europa. Chilometri direi migliaia, 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 nonché quelli a piedi fatti all'interno delle città o dei paesi per poterli giudicare. Che messaggio possiamo dare ai sindaci italiani che vorrebbero cimentarsi nell'avventura mondiale o anche europea? Perché sappiamo che c'è anche un concorso analogo in Europa. Ma forse detto da noi, lascia il tempo che trova perché noi siamo di parte. I sindaci italiani dovrebbero prendere esempio da quelle che sono le città, i paesi che sono stati candidati dal concorso nazionale Comuni Fioriti a prendere a parte sia il concorso europeo che quello mondiale. Dovrebbero prendere esempio da loro, contattare i sindaci, sentire le loro opinioni sui vari concorsi e di conseguenza trarre le conseguenze. Va bene Mauro, io ti ringrazio, noi ci vediamo sempre, comunque ti ringrazio tanto Grazie. e buon viaggio per il prossimo volo.